Dovrebbe essere attivata. Ecco eh, il nostro eh, incontro internazionale di oggi. Si intitola Ho popolato di nomi il silenzio. È eh, un uh, estratto di una poesia importantissima di Giuseppe Ungaretti. Perché noi eh, oggi, eh, insieme a vari studiosi e anche agli studenti, agli amici che con noi hanno coorganizzato questo ultimo incontro del 2021, eh, dedichiamo un omaggio al grande poeta Giuseppe Ungaretti, ricordando che nel anno eh, Terribilis 2020. Eh, Ricorreva il cinquantenario della morte di Ungaretti, che è scomparso nella notte tra il primo e il 2 giugno del 1970. Eh, allora, eh, come è consuetudine il nostro incontro eh, ha del, del, eh, dei coorganizzatori. Eh, questa volta anche per eh, giusto. Eh, dovere di cavalleria, do la precedenza alla professoressa Rita Filomena eh, Folino, che è dirigente del eh, Liceo Scientifico Siciliani. Quindi le, le chiederò per prima di, di dare il saluto del, eh, del liceo e il suo personale, e poi eh, l'altro nostro compagno di strada ormai, ormai da diverso tempo, è il dottor Gabriele Laposta, che è il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Budapest. Entrambi condividono in maniera sostanziale le nostre iniziative e contribuiscono anche a far circolare questi contenuti. Ecco, buongiorno Gabriele. Eh, allora do la parola, parola. per il saluto eh, alla professoressa Folino del liceo scientifico siciliano di Catanzaro. Buongiorno a tutti. Io la ringrazio professore per avermi dato per prima la parola perché... Avrei dovuto dire dopo che sono impegnata con delle situazioni contingenti e comunque con de, delle situazioni che mi sono piombate addosso perché siamo stati chiusi quattro giorni e quindi stamattina ho trovato il delirio e di questo mi scuso. Però non potevo non essere presente, almeno per i saluti. Per ringraziare tutti voi, come diceva lei prima, no? Lei eh, ci ha dato la possibilità, insieme a tutti i coprotagonisti, co-organizzatori, co-costruttori di questo percorso, ci ha dato la possibilità davvero di portare in casa la letteratura di quel Novecento che viene bypassato spesso a scuola per motivi di tempo. L'ho detto la volta scorsa e lo ridico. Quindi a me. Mh, Spetta il compito di ringraziare lei e tutti gli altri a al nome non solo mio personale, ma a nome di tutta la scuola che rappresento. Colgo l'occasione anche per augurare un sereno Natale a tutti, con la speranza che il prossimo anno ci trovi ancora qui, presenti, con nuove progettualità, sempre pronti ad aprirci a questo mondo meraviglioso di cui voi siete veramente protagonisti. Grazie, un saluto a tutti, buon lavoro. Io riuscirò a stare un po' e dovrò uh, privarmi di questa meravigliosa giornata. Grazie, grazie agli studenti, ai docenti e alla professoressa Carlu eh, Milli, un millicurso, un abbraccio particolare. Grazie a lei, professoressa Folino. Vedo in questo momento che c'è qualche problema di connessione proprio con l'aula della professoressa Curcio. Quindi chiedo che sia risolto perché è esclusa in questo momento. E ecco, nuovamente rientra. Sì, abbiamo semplicemente disattivato la telecamera come richiesto. Ah, va bene, sì, sì, no, però invece mi risultava benissimo, perfetto, benissimo. Eh, allora, con grande piacere, do la parola al dottor Laposta eh, che ci parla da Budapest. Una Budapest innevata Gabriele, stamattina? Buongiorno a tutti, ancora no, ma probabilmente fra qualche ora sì, lo sarà: sarà in nevata. Abbiamo avuto in realtà i primi fiocchi già qualche giorno addietro, quindi se li aspettiamo, ma eh, meteo a parte. Eh, lasciatemi dire che sono molto felice, come diceva la professora Folino, a cui invio un saluto da parte mia, ma dell'istituto in generale, così come a tutti gli studenti del Liceo Siciliani. E, e è sempre un piacere e questo scalda il cuore, indipendentemente dal clima freddo che abbiamo fuori, poter partecipare a eventi come questi. Quindi, grazie mille, a professor Tassoni. Al Dipartimento Italianistica dell'Università di Pecce, tutti coloro che intervengono sia dall'Ungheria che dal resto d'Europa, perché non c'è soltanto l'Italia connessa a queste belle iniziative. Perché? Perché è un modo per eh, l'Istituto di eh, sostenere attività che portano in alto il nome della nostra letteratura, e sottolineo giustamente quella contemporanea, che troppo spesso in Italia è meno percepita. Eh, nella sua importanza perché appunto si arriva un po' lunghi sui programmi e invece è un pezzo rilevantissimo del nostro essere nel mondo in questo mondo, i grandissimi personaggi come Andrea Zanzotto o Sciascia per parlare degli ultimi due Eventi che ho avuto il piacere di seguire personalmente e adesso il grandissimo Giuseppe Ungaretti, sono veramente figure di respiro internazionale, di respiro europeo. Nel caso di Ungaretti, è addirittura un personaggio che ha una biografia che non è se semplicemente italiana, per quanto ovviamente eh, sia totalmente italiana al tempo stesso, e quindi danno questa dimensione più ampia. Stiamo parlando poi quest'oggi di uno dei poeti eh, più straordinari nella capacità di sintesi, alcuni dei suoi versi sono diventati per tutti noi eh, addirittura il simbolo stesso della capacità di dire in, pochissimi, in pochissime parole grandissimi concetti, io quindi non vorrei diciamo, andare contro questa eh, grande capacità ungherettiana, non vorrei rubarvi troppo tempo, solo dirvi che davvero è un piacere, ci siamo, ci fa piacere e ci saremo nel sostenere queste bellissime attività condotte eh, dal Dipartimento di Italianistica, guidate dal, dal professor Tassani, un saluto, volevo farlo anche alla professoressa Falchish-Timea. Nello stesso dipartimento a tutti coloro che lì lavorano, all'Università di Pec, che fa tantissimo nella diffusione del, della lingua e della cultura italiana, non solo in Ungheria come potete vedere con queste belle attività. E quindi augurando a tutti, in primis agli studenti del liceo siciliani, una buona mattinata di riflessioni e di conversazioni. Eh, rimango qui collegato assieme a voi e ascolto con grandissimo piacere. Grazie mille. Grazie dottor Laposta, grazie Gabriele. Allora cominciamo con eh, le nostre riflessioni, come tu giustamente dici. Eh, chiedo a Esther di affiancarmi in questa, anche in questa introduzione. Eh, perché noi vorremmo rispondere a una domanda che può sorgere spontanea. Perché Giuseppe Ungaretti? Perché ricordare proprio Giuseppe Ungaretti a eh, 50 anni dalla scomparsa, ma insomma, ricordarlo in questo momento della nostra storia anche culturale? Beh, sostanzialmente perché ci rendiamo conto ogni giorno che passa, che Ungaretti, che è un poeta che naturalmente. Abbiamo studiato e abbiamo contribuito anche a far studiare in maniera eh, magari anche un po' differente rispetto alle generazioni precedenti. Eh, vale non soltanto per la, la portata. Di un'opera davvero complessa, davvero sempre molto ricca e sorprendente con il passare del tempo, non solo per il motivo che aveva sottolineato eh, Carlo Bo eh, proprio nel discorso eh, commemorativo. Eh, della, proprio il giorno della scomparsa di Ungaretti, c'è cioè un po' disse quel giorno che eh, quando si parla di Ungaretti sostanzialmente si parla della poesia, della poesia che la figura di Ungaretti, l'opera di Ungaretti ha rappresentato e continuerà sempre a rappresentare per l'Italia e per il mondo, la poesia, la incarna nella sua totalità. Eh, questo sembra un discorso generico, ma non lo è. Vedremo forse fra le pieghe delle nostre riflessioni: vedremo che non è tanto generico proprio per le caratteristiche del linguaggio di Ungaretti, ma perché Ungaretti c'è un altro motivo. Ungaretti, pur essendo un poeta nato nel 1888 e, e, come abbiamo detto, morto nel 1970, quindi avendo vissuto pienamente la storia culturale eh, novecentesca, in effetti ha proiettato, è uno di quei rari poeti che nella letteratura europea e, devo dire, anche internazionale, ha proiettato la propria efficacia, la propria opera, la propria, le proprie radici, le ha diramate anche al di là di se stesso, eh, raccol essendo raccolta questa sua eredità da un gran numero di mh, poeti, di scrittori e di studiosi. Noi per l'appunto oggi abbiamo qui eh, un gruppo di studiosi, dico tra virgolette, di nuova generazione, eh, che hanno anche contribuito a farci vedere le cose diversamente e a riattivare il dialogo sulla letteratura contemporanea da prospettive... Più vicini a noi, più vicini anche al nostro vissuto eh, all'interno del XXI secolo. E Ungaretti senza dubbio è uno dei protagonisti, è uno anche delle loro, è una delle chiavi di lettura che questi studiosi ci hanno dato. Appunto eh, con me eh, interverranno a questo convegno eh, Esther Ronachi eh, dell'Università di Pé, Paolo Rigo dell'Università di Roma III, Erika Wolff eh, dell'Università di Bergen. In Norvegia, e poi sarebbe previsto Matteo Verge Vercesi eh, dell'Università di Trieste, che però in questo momento non mi ha dato, eh, non mi ha dato segni eh, di eh, presenza. E Paola Baioni, che, eh, ho che con la quale ieri io mi sono uh, collegato, eh, e, che e quindi non dovrebbe avere problemi di eh, connessione, ma eh, per ora non. Sicuramente, sicuramente la avremo fra di noi fra poco. Ecco, eh, vedo che eh, peraltro è connessa. Eh, benissimo. Allora, comincerei come promesso anche per motivi eh, di gestione del tempo e eh, perché avevo un piccolo problema eh, di interferenza eh, dipartimentale. Comincerei appunto con Paolo Rigo eh, che. Eh, come studioso, non è, non è proprio un contemporaneista, diremmo noi, ma non, insomma, ha una provenienza che sarebbe molto piaciuta a Petrarca perché eh, Rigo appunto si è interessato molto dell'opera eh, di Petrarca ma è anche dell'opera eh, della letteratura dei classici no? soprattutto eh, cinquecenteschi ed è questo un aspetto che Lungaretti critico, Lungaretti studioso eh, e non solo nel, nei suoi interventi all'università, eh, nelle sue lezioni, nei suoi corsi memorabili all'Università di San Paolo del Brasile e poi all'Università di Roma, non solo in quel caso ma anche Proprio nella saggistica ugarettiana, che è preziosissima, sempre, ha rivelato pienamente. A te la parola Paolo per questo breve intervento, poi ci saranno sì, le domande agli studenti. Sì, sì, grazie, grazie Luigi, anzi grazie anche della cortesia. Beh, io vorrei partire. La mia riflessione, come detto, sarà molto breve come quella di tutti. Io sono sempre molto contento di partecipare a queste iniziative che coordinate in maniera sempre splendida. Ecco io. Eh, riflettendo un po' sulle parole che avete già detto, eh, ho pensato di parlarvi di un tema relativo a Ungaretti, un tema che attraversa in realtà tutta la coscienza umana. Io sono convinto, come tutti, che i grandi poeti, eh, tutto sommato, toccano l'universalità quando, quando trattano dei temi che tutti viviamo. Uno dei punti più drammatici della vita di Ungaretti è, logicamente, l'esperienza della morte. Eh, Ungaretti fu un saggista ed è tra l'altro un argomento che, eh, come dicevi anche tu, ritorna anche per Petrarca, no? che ha costellato il canzoniere di appuntamenti, e non solo il canzoniere, di appuntamenti consolatori, funebri, luttuosi. Ecco, Ungaretti fu anche eh, impegnato nella Prima Guerra Mondiale nelle vesti di soldato e lì ebbe logicamente un'esperienza devastante da un punto di vista... Eh, sociale, Incontrando altro che morte, una grande tragedia. Ma eh, la vita di Ungaretti, anche dopo la prima guerra mondiale, eh, io credo possa, possa essere letta come una sorta di consolazione dell'addio. C'è la poesia alla Madre, c'è la poesia per l'amico eh, esule Mohammed Shaib, c'è eh, la poesia, sopra le poesie, per il figlio Antonietto, eh, questo ragazzo morto in Brasile per una appendicite mal curata. E si è detto che Ungaretti è un poeta eh, breve, sì, è senz'altro vero. Diciamo che Ungaretti in un certo senso maneggia tanto lo stile della brevità, tanto quello della lunghezza, ecco. E questo si vede in particolar modo nelle poesie dedicate al, al figlioletto morto, che sono due, mm? è un tema così assillante come non potrebbe esserlo che ritorna in ben due composizioni. Una, Gridasti soffoco, dove è davvero la, la materialità dell'istante della morte, e l'altro, una sorta di, di poemetto, mh, giorno per giorno, dove, eh, diciamo, il rapporto con la persona che sta scomparendo, con il figlio, si è parlato di eh, Echi Lopardiani. Di rapporti con Carducci e via dicendo. Beh, il rapporto in questo caso è tutto verso eh, colui che riceve la morte. Quindi una poesia che di fatto si può ascrivere alla al, grande tradizione della Consolazio. Mm? Abbiamo parlato di Cinquecento, ma la Consolatoria è una poesia che parte veramente da, da, dall'epica dall classica, dalla letteratura classica. Ecco. Io eh, questo rapporto con l'altro, e l'altro chi è, l'altro non è Antonietto, l'altro è Giuseppe, è Ungaretti, a me sembra che eh, in Gridas, eh, giorno per giorno, sia particolarmente evidente in alcuni versi che leggerò, dove ecco qui che eh, quella forza della brevità della sintesi supera la lunghezza del poema. La quarta strofa, mai non saprete mai come mi illumina l'ombra che mi si pone al lato timida quando non spero più. Ecco, già dalla, in realtà, già dalla seconda strofa il soggetto della poesia non è più Antonietto che sta scomparendo, ma è l'io hm? che chiede, che chiede che cosa? La possibilità di rincontrarlo nei sogni. E questo sogno, la, la poesia, tutto sommato, lo fa materiale, diventa allegoria, allegoria non solo in verbis ma di fatto anche, anche nella realtà. Perché, come dicevo, l'ombra effettivamente, non so se Luigi è sparito ma insomma io continuo, eh, l'ombra effettivamente illumina, eh, illumina Ungaretti. E da qui ha inizio una sorta di consolazione che Toccherà le stagioni. Mm? Le ultime strofe della poesia sono una riflessione: il tempo, il mondo attorno che è investito di questo dolore e attraverso questo dolore vive, mm? passa la rondine con essa estate e anch'io mi dico passerò. Ma resti dell'amore che mi strazia non solo segno un breve appannamento se dall'inferno arrivo a qualche quiete. Eh? La quiete della consolazione, la quiete dopo il dolore vi erano. In epoca classica, soprattutto diciamo per la virilità romana, l'idea che il lutto non dovesse essere portato se non per pochissimi giorni e poi c'era la dignità, l'idea che il pianto dovesse finire. Logicamente, per la nostra sensibilità moderna, questa idea viene superata. Ungaretti ne dà una sua nozione, una sua visione, eh, a mio avviso, eh, molto interessante. Non più, fu non più furori reca a me l'estate, cioè è la passione quello che ci sta dicendo Ungaretti. La passione erotica è quella dell'estate, tutto sommato. Che in un certo senso lui nega, nonostante poi sappiamo che la biografia Ungarettiana eh, ci, dica, ci dice tutto sommato tutt'altro. Né primavera i suoi presentimenti, puoi declinare autunno con le tue stolte glorie, per uno spoglio desiderio inverno distende la stagione più clemente. Rievocherò senza rimorsi sempre un'incantevole agonia dei sensi, ecco ancora questa sorta di psicomachia no? tra la razionalità che chiede la consolazione e la sensibilità che invece sente il dolore. Ecco io credo, e con questo concludo insomma, questo brevissimo intervento, che Ungaretti sia una sorta di passepartout per l'uomo moderno, per il lettore italiano moderno, che non va assolutamente eh, dimenticato, Ungaretti, per, per quelle emozioni. Ungaretti ci aiuta a dare voce a quelle emozioni e lo fa attraverso una parola poetica incisiva, breve in un certo senso, ma anche strutturata, perché tutto sommato è eh, giorno per giorno: eh, che cosa? è un poemetto di fatto, quindi è una forma poetica che noi eh, abbiamo. Un po' scordato, no? Che non sentiamo come moderno. Quindi ecco la modernità di Ungaretti: è la modernità dell'antico, eh? ricostruito su un tema sempre vivo, ma anche tradizionale e con una forma che diciamo l'uomo moderno, eh, quasi in un certo senso, il lettore moderno quasi in un certo senso negherebbe. Quindi grazie, io grazie, rimango Paolo. qualche minuto, poi eh, vi saluto al volo. Insomma, vi saluto prima. Eh, e rimango qualche minuto collegato. Grazie, eh, grazie. A grazie voi. Paolo. Intanto, ho visto che si è collegata con noi la professoressa Paola Baioni dall'Università di Torino, e sono molto contento. E appunto, è l'ospite che aspettavamo. Grazie. Buongiorno grazie. Paola. Grazie. Bene. Bene. Allora, eh, Grazie anche a quello che ci ha detto Paolo Rigo, ci avviamo a, appunto alla riflessione sull'opera di Ungaretti e, e ricordo agli studenti soprattutto che è vero che Ungaretti eh, è entrato di prepotenza eh, nella loro formazione e anche nelle nostre case, grazie dei frammenti di poesia, delle poesie brevi che sono quelle del porto sepolto che tanto scandalo eh, dovettero destare anche negli insegnamenti di tipo tradizionale, eh, ma è altrettanto vero, appunto come ricordava Paolo, che la poesia ungherettiana si evolve anche in direzioni differenti, toccando anche degli apici del linguaggio contemporaneo. Eh, eh, piuttosto interessanti, e, e, e di uno parlerò poi alla, alla fine del, dei nostri brevissimi interventi. Eh, a questo punto eh, ah, volevo anche sottolineare che il titolo del nostro incontro, Ho Popolato di Nomi Il Silenzio, eh, si deve, eh, è tratto da una poesia importante di Ungaretti, che è la, importante anche dal punto di vista biografico di Ungaretti, che è La Pietà. Del 1928 eh, e questo verso ha un senso particolare. Poi semmai entreremo nel, nel vivo della questione perché il silenzio per Ungaretti eh, aveva un valore particolare ereditato sì dal simbolismo europeo, ma anche con questo eh, senso di eh, colpa: che, no, di, della violazione del silenzio che è un silenzio sentito come originario, il silenzio dell'innocenza. Vi ricordo che eh, le riflessioni di Ungaretti, eh, sia in francese che in italiano, si eh, andavano sotto il titolo di Innocence et Memoir: Innocenza e Memoria, e che poi è il titolo della raccolta dei saggi Ungarettiani, tradotti eh, più estesamente in francese da Philippe Jacotet. Allora, eh, a questo punto, siccome l'ho evocata, eh, chiederei alla professoressa Baioni, che ci parla eh, dall'Università di Torino, proprio da un'aula dell'Università di Torino, di intervenire perché credo che il suo intervento, seppur breve, sia affronti proprio la questione eh, riguardante la pietà del 1928. O, ehm, Ambiti, ambiti simili, eh, Paola. Devi alzare la camera perché vediamo il tuo meraviglioso foulard. Ecco, ecco, ma non vediamo la tua mascherina. Adesso vediamo anche la mascherina. <ride> bene, bene, bene. bene. No, ancora non ti sentiamo. Ci deve essere probabilmente qualche problema di connessione col, col telefonino. Allora facciamo così. Intanto che Paola risolve i problemi riguardanti appunto la connessione in aula, eh, eh, che naturalmente eh, sono del tutto comprensibili, eh, io eh, darei la parola a Erika Wolf eh, da. Che, che appunto ci parla dalla Norvegia, dall'Università di Bergen, eh, e chiedendole appunto di intervenire anche a lei brevemente. Erika, eh, lo dico con grande piacere, fra l'altro, eh, è un. Una studiosa eh, della poesia contemporanea, in modo particolare dell'opera di Leonardo Sinisgalli. Ne, le dico queste cose molto volentieri perché eh, c'è come una sorta di filiazione rispetto alla poesia di Ungaretti, e, e così come insomma, Erika eh, arriva a Sinisgalli, e Paola, per esempio, è uno degli studiosi più ri riconosciuti anche. Eh, eh, più bravi e più impegnati riguardo alla poesia di Luzzi, per esempio, dirige una rivista, condirige una rivista importantissima che si chiama Luziana e così. Paola, se sei d'accordo facciamo sì. parlare prima Erika. O, o allora, eh, va bene così, io sono in una riunione di dipartimento, esco tra quanto? Così un quarto d'ora? Sì sì, 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 va bene, okay. Anche, anche, okay. Dieci minuti, anche dieci minuti. Va, va bene, bene. d'accordo, grazie. grazie mille. Grazie. Ciao, a dopo. A dopo. Allora, sì, grazie mille Luigi per, per questo invito e grazie mille per le belle parole eh, che hai dedicato. Sì, io mi sono eh, occupata di Leonardo Sinisgalli ed infatti proprio in occasione di questo nostro seminario... Dai, pensato di, di parlarvi di una parte forse meno conosciuta eh, eh, degli scritti di Giuseppe Ungaretti, che, è proprio, che sono proprio gli scritti di Ungaretti relativi alla civiltà delle macchine, al suo, eh, suo rapporto con, con l'idea appunto di. Eh, sì, sì, so, eh, proprio. Scusa Erika, rivolgo un messaggio direttamente a Paola Baioni. Dovresti disattivare l'audio, Paola. Si, si fa in alto sulla destra, perché così... Eh, grazie, grazie. Benissimo, prego Erika. Sì, eh, partendo pro proprio dalla, da uno scritto, da, da una lettera che Giuseppe Ungaretti invia e, si, e che viene pubblicata sul primo numero di Civiltà delle Macchine. Uh, e che quindi, appunto, proprio nel numero di apertura del gennaio 53, vediamo se riesco adesso a condividere il mio uh, PowerPoint. Uh, aspettate, ecco qua. Dunque, per introdurre un attimo eh, la, la questione, eh, Civiltà delle Macchine è una, una, una rivista che viene appunto fondata eh, da, da Leonardo Sinisgalli nel 1953 e che ha come, eh, come suo obiettivo quello di, eh, della, della fusione dei saperi, del, del, del dialogo appunto tra i saperi differenti, quindi dunque tra la cultura um umanistica e il sapere eh, tecnico-scientifico e che... Non aveva trovato, eh, diciamo, tanto spazio eh, a, a, a detta appunto di Sinisgalli nella, eh, nella cultura del tempo. E eh, il, la lettera di, di Ungaretti è proprio, come abbiamo detto, una lettera che si pone quasi come un invito eh, al, al dialogo, appunto, alla riflessione sulla. Eh, alla riflessione sul ruolo che la tecnologia e la macchina ha nei confronti sia dell'arte eh, dal punto di vista dell'innovamento estetico, ma anche dal punto di vista delle questioni, delle problematiche che essa pone nei confronti del, dell'uomo moderno. Eh, um, Sinisgalli e Ungaretti si conoscono, sono eh, amici eh, sodali di, di lunga data, dagli anni, dagli anni 30, in cui appunto... Eh, Sinisgali frequenta Roma, eh, frequenta Roma e frequenta l'ambiente eh, della scuola romana, eh, del, della scuola romana e appunto con gli, gli altri poeti che, che la frequentavano come l'amico comune Libero De Libero. E eh, partirei però appunto io leggendo, eh, leggendo proprio pezzi di questa, di questa lettera. E dando proprio la parola a Giuseppe. Eh, dunque, lei apre proprio con, se riuscite, eh, riuscite a vedere il PowerPoint, con una riflessione su, su, sul significato, eh, appunto, della, della macchina. Ungaretti ci dice: La macchina richiamava la mia attenzione perché era chiude in sé ritmo cioè lo sviluppo di una misura che l'uomo ha tratto dal mistero della natura, che l'uomo ha tratto da quel punto del mistero dove è venuta a mancargli l'innocenza. La macchina, dicevo, è una materia formata, se veramente logica, l'obbedienza ad ogni minima fibra ha un ordine complessivo. La macchina è il risultato di una catena millenaria sinteticamente rammicciata, Eh, credo che adesso riprenderemo la connessione con, uh, con Erika. C'è qualche problema di, di connessione, quindi abbiamo perso mentre abbiamo letto e condiviso la, la lettura della Lettera di Civiltà delle Macchie del Genere 53, straordinariamente interessante e attuale. Eh, non, invece non riusciamo più a sentire eh, Erika. <coughs> Forse devi uscire per poi rientrare. Credo che sia questo il eh, problema, ma intanto rimane condivisa la tua pagina. Ecco, allora nel frattempo che Erika eh, ristabilisce la connessione rispetto a noi, eh, io eh, inviterei eh, Esther Ronacchi a... Eh, ecco vediamo, vediamo Erika, eccola, eccola. Allora Esther tieniti pronta, ma insomma... Eh, sì, adesso ti rivediamo Erika e, 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 e ti sentiamo. Credo. Devi riattivare il microfono. Bene, ecco, bene. Eccomi. Prosegui. Sì, dunque, eh, tra i punti eh, che, che Ungaretti sviluppa eh, ne, nella sua lettera eh, a Civiltà delle Macchine c'è appunto l'idea di, di macchina come sviluppo di una misura, come dice proprio Ungaretti, che l'uomo ha tratto dal mistero della natura quindi come eh, forma eh, in contrasto col caos, quindi questo è uno dei punti che eh, Ungaretti rileva nell nella sua idea di, eh, di macchina e di congenio, dice appunto la macchina è una materia formata, se veramente logica l'ubbidenza di ogni minima fibra ha fibra un ordine complessivo e Ungaretti la chiama. chiama eh, la macchina proprio prodigio di metrica in quel prodigio di metrica noi possiamo ammirare il conseguimento di una forma articolata e per raggiungere la sua perfetta precisione di forma dovete richiedere ai suoi idea ideatori e costruttori un'emozione non dissimile da quella, anzi identica a quella cui piacere estetico dà vita qui vediamo proprio un paragone tra l'idea di macchina come mh, congegno in cui tutte le parti sono perfettamente orchestrate e collaborano al risultato al piacere estetico, e uh, il congegno poetico. Congegno poetico dove appunto dove tutto è perfettamente uh, architettato e orchestrato al fine di, della creazione di un effetto estetico, um, però la cosa interessante è che l'idea in realtà di macchina che ha eh, di eh, Ungaretti è, prevede anche una, una contraddizione interna alla macchina eh, e alla civiltà meccanica. Infatti, Ungaretti ci dice che nelle macchine c'è anche un rapporto che, dalla metrica, è rotto: c'è cioè uno squilibrio. C'è così un effetto di bellezza che diventa per provocazione della macchina mostruoso. C'è in esso un conflitto tra metrica e natura. Ed essere umani è invece il disperante tentativo di mettere in armonia natura e metrica. Quindi, se da una parte la macchina è forma in contrasto con il caos, con la materia non formata, d'altra parte la macchina però è anche di dismisura, squilibrio. È interessante perché questi, sono queste riflessioni eh, di, di Ungaretti ci portano poi anche ad alcuni, ad alcuni nuclei diciamo, eh, di, di, di pensiero che fanno capo alla sua poesia. Proseguendo nella lettura velocemente della lettera, eh, un altro dei punti che Ungaretti, mh, diciamo. Eh, addita nei confronti della, della civiltà meccanica è quello dell'acceleramento del tempo quindi di un tempo che rischia di diventare smisurato e quindi di diventare privo di memoria e infatti ci dice tu sai dell'acceleramento portato alla storia dalla macchina e della precarietà che ne viene agli istituti sociali e del linguaggio che non sa più come fare per avere qualche durata da potersi volgere indietro e in qualche modo verificarsi lungo una qualche prospettiva. Quale sforzo dovrà sempre più fare l'uomo per non essere senza amore, senza dolore, senza tolleranza, senza pietà, senza ironia, senza fantasia, ma crudele con il passato, eh, con il passato crollato, insensibilmente crudele come la macchina? Dunque, nell'idea eh, eh, nell eh, di eh, scusate un attimo, torno indietro. Nell'idea di macchina. Scusa, intanto di... abbiamo visto Charlie, Charlie Chaplin, lo diciamo Charlie per i sì, giovani sì. che probabilmente sanno eh, da che cosa è, da quale film è quella, quel, tratto quel fotogramma, ma che è importante anche come riferimento, sì. Credo si sia interrotto nuovamente il collegamento con Erika. Eh, mi dispiace, è stata un po' to tormentata questa fase. Eh, ma credo che Erika stesse per concludere. Eh, se, se non ci riesce, magari eh, le conclusioni le possiamo rimandare a dopo per non lasciare il vuoto dell'attesa. Eh, anche se il vuoto è uno dei temi ungarettiani di grande interesse che va preso in, in, in un certo modo e interpretato. Allora, eh, a questo punto, eh, naturalmente, promettendo ad Erika che le daremo nuovamente la parola per le conclusioni riguardo a questo suo intervento che già eh, si è dimostrato molto interessante e stimolante, eh, direi... Eh, che possiamo adesso invitare Paola Baioni a eh, uscire Arrivo. ecco sembra un principio di eh. trasparenza minima Paola e eh, appunto a dare anche a lei la possibilità e a Erica prometto a Erika che ti richiamo subito dopo l'intervento di Paola Baioni grazie se, se me lo consenti, così che puoi fare, dare tu le conclusioni. Siccome Paola ha questo problema di eh, 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 non realizzata bilocazione. Ecco. Sì, mi sentite? Ecco. Sì, sì, benissimo, sì. Paola. Prego, Perfetto. Prego, prego. Allora, perdonatemi, eh. sono un po', un po' così, però cercherò di dire qualcosa. Eh. Il titolo del, del convegno mi ha stimolato moltissimo, popolato di nomi in silenzio. È il verso che dà il titolo al convegno, è il verso della lirica, il verso numero 10 della Pietà del 28 che fa parte degli inni nella sezione eh, sentimento del tempo. Per comprendere questa lirica mi sembra necessario leggere anche le altre liriche che compongono gli inni, in particolare la preghiera. È proprio indispensabile leggerli tutti perché costituiscono quasi un tutt'uno. Sono stati composti tutti nel 28, che è l'anno cruciale per la conversione di Ungaretti, iniziata nel 28 e che poi però durerà tutta la vita. E eh, se queste cose di cui leggiamo, che sentiamo in questa poesia, ci sembrano molto, molto forti e anche a lui sembravano senz'altro molto forti, eh, purtroppo lo attenderanno prove molto più grandi se pensiamo alle morti e ai lutti che lo hanno accompagnato, uno per tutti quello del figlio, assolutamente innaturale che un genitore sopravviva alla morte di un figlio. Tutti gli inni, eh, ivi compresa la pietà, sono intrisi di riferimenti alla Sacra Scrittura. Troviamo sia l'Antico Testamento, Genesi e Eden. Giobbe con il dolore, il Levitico, l'alleanza biblica, il patto, i Salmi. Ecco, nella settimana santa che eh, Ungaretti ha trascorso con padre Francesco Vignanelli, che è un monaco benedettino, ehm, ha assorbito moltissimo, pensate, tutto il. Eh, il gregoriano che trionfa nella, nel, nella liturgia della settimana santa. Ci sono anche moltissimi riferimenti al Nuovo Testamento, a San Paolo, c'è tutto, Efesini, Romani, Tito, ebrei, Timoteo, ci sono riferimenti al Vangelo di Giovanni, che è il Vangelo della luce, del Verbo, del Logos, che si fa carne, muore e risorge. A me eh, interessava così mh, far vedere un pochino un confronto con Mario Luzzi, che è un altro grandissimo poeta del Novecento, mh, io credo non ancora adeguatamente conosciuto, perché è inserito poco, e a volte male, mi permetto di dire, nei libri di testo eh, delle scuole superiori nelle antologie. Male, mi spiego che cosa intendo con questo. Nel senso che vengono proposte delle poesie molto difficili, una, due poesie, già con una o due poesie si può capire veramente niente, non poco, ma quasi niente. Oltretutto, tra le più difficili delle prime, prime raccolte di Mario che risalgono alla Temperia Ermetica, insomma, per capire queste poesie, riconosco che c'è bisogno di essere entrati in media stress ma proprio per Benino. Ecco. Parlare di Ungaretti eh, è come parlare di Marinetti, non si può parlare dell'uno senza parlare dell'altro. Sono amici, sono stati studenti, compagni di avventure, letterati, hanno condiviso la stessa fede politica, meno quella religiosa. Tuttavia Ungaretti entra in contatto con il futurismo, lo, lo respira, ma non aderisce a questo movimento. Ungaretti non è un futurista, nemmeno quando non usa la punteggiatura, pur essendo questo un momento di testimoniata vicinanza al movimento futurista. È sempre stato molto amico di Marinetti, molto amico. Ungaretti nella. Eh, Poesia, la pietà dice: Ho popolato di nomi il silenzio, sono stanco. Poco più avanti, sono stanco di urlare senza voce. Ecco, questo motivo del silenzio e della voce interessa moltissimo anche eh, il, nostro, il nostro Luzzi. Attenzione che silenzio e voce non sono un ossimoro, bensì un endiadi. Il silenzio e la voce sono un continuum. Il silenzio si alterna alla voce, ma è anche parola, è il verbum, è pieno di significato. A questo proposito vorrei leggervi una brevissima poesia tratta da Dottrina dell'estremo principiante di Mario Luzzi del 2004, eh, anno in cui ha compiuto i 90 anni. Infine, crolla. Infine crolla su se medesimo il discorso, si sbriciola tutto in un miscuglio di suoni, in un brusio da cui, pazientemente, emerge detto il non dicibile tuo nome, poi il silenzio, quel silenzio si dice, è la tua voce. Di nuovo torno a un nel punto in cui nella pietà dice ho fatto a pezzi cuore e mente per cadere in servitù di parole ecco mh, di concerto mi viene in mente per mario luzzi la poesia al gioco della metafora che è inserita nel battesimo dei nostri frammenti pubblicati nell'85 è un libro sul linguaggio, infatti in esergo a eh, un versetto del Vangelo di Giovanni, il prologo. In lei, cioè la, nella parola, era la vita e la vita era la luce degli uomini. Dice questa poesia di Mario Luzzi, al gioco della metafora, così ci sovvengono esse, sono le cose. Scioglile da quel gioco, lasciali al loro nome le cose che nomini, è sciocco confermarle in quella schiavitù, superflua è quella grammatica, la metafora è già, sei tu la metafora, lo è l'uomo e la sua maschera, lo è il mondo tutto quando è. Coagula e disperde l'alba questi pensieri e la vita si cerca dentro di sé. Mario Luzzi commenta questa, questa poesia dicendo, ecco, l'uomo è egli stesso una metafora, per cui quando fa uso della metafora fa una sorta di torto al linguaggio mh? e dice, eh, leggo brevemente, allora, poiché già l'uomo è una metafora, già la condizione dell'uomo è una metafora, che senso ha usare metaforicamente le cose che noi abbiamo, che noi dovremmo esperire, usare? In fondo, proprio questo distacco fra il desiderio reale, profondo e umanissimo, il bisogno se volete così chiamarlo, e la cosa che noi facciamo, produciamo magari con le nostre mani, mette la cosa in una posizione quasi d'astrazione non è più nostra, non ci appartiene più, non corrisponde a qualcosa che veramente noi vogliamo. Siamo travolti in questo processo alienante della produzione in tutti i sensi. Noi delle cose ci serviamo solo metaforicamente quando le nominiamo, le nominiamo per istituire una metafora e quindi facciamo un torto al linguaggio che più non nomina direttamente la cosa ma solo un segno metaforico da usare. Questa è la condizione in cui si trova lo scrittore moderno, ma lo scrittore è solo testimone, in greco martire, il testimone, esasperato di una realtà che è di tutti. Ancora mi ha colpito nella, nella pietà un altro tratto che dice ma discacciato dalla vita, mai discacciato dalla vita, mi discaccerai dalla morte? Forse l'uomo è anche indegno di sperare, anche la fonte del rimorso è secca, il peccato che importa se alla purezza non conduce più? Dio guarda la nostra debolezza. Ecco, tutti questi dubbi che venivano a... Eh, Ungaretti addirittura è molto forte, ma è discacciato dalla vita, ho perso l'Eden. Adesso mi discaccio dalla morte, quindi non avrò neanche la terra promessa. E poi mette addirittura in dubbio la possibilità di sperare. Ecco, in questo diciamo che forse Mario è rimasto più, più aperto, non ha mai perso questa. Eh, capacità di sperare anche se non sto dicendo che Ungaretti perde la speranza perché se l'avesse persa non sarebbe andata avanti è il motore che manda avanti la speranza però i dubbi vengono sempre anche a Luzzi fino all'ultimo giorno fino all'ultimo momento e ogni volta in cui il cerchio sembra che si stia chiudendo immancabilmente si riapre Leggo una poesia che ha scritto negli ultimi momenti della, della sua vita, che poi è passata per l'ultima, scritta il pomeriggio prima di morire, eh, non è proprio così, mh, ma è molto significativa il termine. Il termine, la vetta di quella scoscesa serpentina, ecco, si approssimava, ormai era vicina. Ne davano un chiaro avvertimento i magri rimasugli di una tappa pellegrina, su alla celestiale cima, poco sopra alla vista, che spazio si sarebbe aperto dal culmine raggiunto. Immaginarlo era già beatitudine concessa più che al suo desiderio, al suo tormento. Sì, l'immensità, la luce, ma viete vera ci sarebbe stata? Lui avrebbe la sua impresa avuto il luminoso assolvimento da se stessa nella trasparente sfera? O nasceva una nuova impossibile scalata? Questo temeva, questo desiderava. Ecco, eh, l'uomo che teme dice: Fino a me sono arrivato su. Eh, fisicamente, si sentiva ovviamente molto provato. Un uomo di 90 anni, possiamo intuirlo mm, forse. Eh, si sentiva molto provato, però nello stesso tempo questo desiderio lo animava, lo spingeva e diceva: Va bene, ormai ci sono quasi arrivato lì, ma quando sarò lì? Quale scenario si aprirà? Si apre una nuova, impossibile scalata. La temo perché andare avanti è veramente faticoso, però nello stesso tempo la desidero anche perché significa. Che c'è una speranza, che c'è un futuro, che c'è qualcosa che va oltre. Grazie Paola. Senti, scusa, sì. forse ti interrompo, ma lo faccio ma... anche per dare un pochino di, di, anche di spazio agli altri. Certo. Eh, volevi, non so, volevi ancora aggiungere qualcosa? L'ultimissima cosa, sì. quando Ungaretti conclude dicendo l'uomo monotono universo per pensarti eterno non ha che le bestemmie, ecco il. Il non sperare, poi in un altro passo della preghiera dice da ciò che dura ciò che passa, Signore, il sogno fermo, fa che torni a correre un patto. Ecco, volevo concludere con un verso di Luzzi che dice: Non sperare è il peccato più tremendo. Grazie, sì, davvero bello. E poi sottolineo che il, questo. Parallelismo eh, Luzzi eh, Ungaretti, in realtà è un parallelismo che per tutta la generazione, la cosiddetta terza generazione del Novecento, si potrebbe allargare, appunto, abbiamo sentito sì. Sinisgalli, ma Gatto, Caproni, Bigongiari, perfetto poetaneo sì. di Luzzi eh, e, e gli altri poeti della generazione che, che, che adesso non, non nomino che sono ancora tanti, ehm, che hanno contribuito eh, come è stato detto tante volte a eh, diffondere anche la poesia di Ungaretti certo. a farcela leggere diversamente sì. a, a, a inserirla a maggior ragione nella percezione del, del moderno e, e della contemporaneità ecco e, e, e poi un'altra piccola cosa che è importante che viene fuori dalla tua profonda riflessione e questo valore ungarettiano del silenzio che è un po differente naturalmente nella generazione di luzzi e degli altri poeti e nelle generazioni successive almeno fino a zanzotto a de angelis compreso cioè eh, questo lo dico anche per i giovani perché così eh, imparano che il silenzio è, come tu giustamente hai detto, è qualcosa che, li, che, riguarda, che rientra a pieno titolo nel linguaggio, non è, è opposto alla voce. Eh, quando eh, l'editore Mondadori eh, cominciò a pubblicare le opere di Ungaretti, vi faccio vedere la, edizione, la prima edizione Mondadoriana dell'Allegria, che è del 42, sì. e Il sentimento del tempo, che è del 43. Eh, dico ai ragazzi: guardate, sono edizioni importantissime. Io le ho comprate su una bancarella, eh. non sono andato da un antiquario. Quindi cercate perché i libri circolano. Ebbene, quando preparava quelle edizioni, eh, Ungaretti, che naturalmente eh, dava le indicazioni al tipografo a penna sul foglio. Aveva segnato gli spazi tra una strofa e l'altra, o addirittura qualche volta verso l'altro, con delle lineette, perché la, pa la parte bianca della pagina equivaleva allo spazio dal punto di vista proprio del ritmo, allo spazio di apertura il vuoto, il silenzio che si stabilisce, che è necessario alla poesia, perché la poesia prosegue il proprio discorso e quindi uno spazio maggiore significa una pausa maggiore anche nella lettura del testo il silenzio del testo contribuisce al linguaggio del testo certo. e è molto importante nella nostra epoca dovremmo ricordarcelo perché è, è fondamentale Paola io ti sono molto grato per le tue riflessioni grazie a voi e, 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 e mi complimento per la, la tua capacità di concentrazione appunto in un corridoio dell'Università di Torino, mentre gli altri ti avranno guardato come una sorta di UFO, che è più un a parlare, però bene, grazie. grazie. Hai detto, eh, eh, Grazie a voi. per detto delle cose interessantissime. Allora, noi proseguiamo e, e do nuovamente la parola a Erika perché concluda, poverina, mi dispiace, non, certo. non per colpa nostra, neanche sua, il collegamento a un certo punto, si è, la connessione a un certo punto si è interrotta. Se Erika c'è, ecco. Ciao Paola, comunque sarai evocata. Grazie. Ti chiamiamo. Bene, Erika scusaci eh, e scusa anche eh, l'interspazio. <ride> congiurato contro di te. E, no, e appunto, eh, scusate ovviamente. voi perché il collegamento. Sì, purtroppo il collegamento non è, eh, non, è, non è stabile, però semplicemente volevo concludere. Tu hai detto che verrà evocata Paola Baione, la voglio evocare adesso, proprio riprendendo il. Il, il discorso che lei, a cui lei ha accennato sulla, di, sulla distanza con il futurismo, proprio perché ora nel, nella presentazione c'era anche una parte sulla, sullo scritto commemorazione del futurismo che esce nel 1927, dove che poi eh, Ugaretti riprende nella lettera civiltà delle macchine e riprende in realtà i scritti anche successivi fino agli anni 60 interventi su civiltà delle macchine o uh, interventi in occasione appunto del, del dibattito uh, sul ruolo che la letteratura ha in relazione all'industria che è proprio, si diceva, la differenza con il futurismo. Nuovamente ci gioca dei brutti scherzi la connessione, è decisamente quello che ho chiamato interspazio un po' impropriamente ce l'ha con Erika. Eh, che non sentiamo più e eh, questo mi dispiace però naturalmente avrà anche occasione di intervenire nel corso anche delle, delle, delle riflessioni, delle domande grazie alle domande che avremo allora per non eh, risicare il tempo e rosicchiare il tempo mh, delle domande dei ragazzi, dei giovani eh, io a questo punto darei la parola a Esther Ronachi che, eh, che ci sta seguendo appunto da page eh, in Ungheria. Eccola, benissimo Esther. Allora a te la parola per il tuo Ungaretti. Bene, grazie. Eh, allora ho sentito con grande interesse eh, i relatori precedenti, anche perché ci saranno diversi temi che poi torneranno magari in un contesto un po' diverso anche nel mio intervento, a cui ho dato il titolo La memoria contemporanea di Giuseppe Ungaretti. Eh, partirei da uno dei motivi eh, per cui credo che l'opera di Ungaretti sia ancora molto attuale e per cui Ungaretti è fra i poeti che continueremo sempre a leggere, eh, questo motivo può essere condotto benissimo a quello che nel titolo emblematico eh, del volume meridionale eh, Meridiano viene sintetizzato eh, benissimo. Il titolo è eh, Vita di un uomo. Come vedete vi faccio vedere, lo faccio eh, prima di tutto per gli studenti, eh, il, volume, il primo volume eh, di questa serie di volumi che eh, raccolgono eh, tutte le opere del poeta. Quindi, eh, vita d'un uomo, vita un uomo. Eh, L'opera vita, quindi, questo significa per Ungaretti, che il fatto esistenziale e l'atto poetico concrescono, sono proprio inseparabili, e che l'itinerario dell'opera è l'esperienza stessa del vivere si completano a vicenda, procedono di pari passo. Eh, è stato citato prima all'inizio in Carlo Bo che parla della letteratura vita, della letteratura come vita in un altro contesto, però possiamo ricordarlo anche qui. Secondo Ungaretti, quindi lo scopo del poeta non è altro che lasciare una bella biografia. Lo dice a proposito del suo volume. Uh, intitolato Allegria, e vi leggo il contesto preciso in, in cui si trovano uh, le sue parole. Dice Ungaretti: eh, Questo libro è un diario. Eh, L'autore non ha altre ambizioni e crede che anche i grandi poeti non ne avessero altre se non quella di lasciare una bella biografia. Le sue poesie rappresentano quindi i suoi tormenti formali, ma vorrebbe si riconoscesse una buona volta che la forma lo tormenta solo perché la esige aderente alle variazioni del suo animo e se qualche progresso è fatto come artista vorrebbe che si indicasse anche qualche perfezione raggiunta come uomo. Egli si è maturato uomo in mezzo ad avvenimenti straordinari ai quali non è stato estraneo, senza mai negare le necessità universale della poesia, ha sempre pensato che, per lasciarsi immaginare, l'universale deve, attraverso un attivo sentimento storico, accordarsi con la voce singolare del poeta. Finita qui la citazione. Si è già parlato all'inizio dell'universalità, del carattere universale di ogni grande poesia, qui tornano eh, le stesse idee. Quindi da questa citazione ungherettiana si capisce che uno dei motivi più forti per cui la poesia di Ungaretti sicuramente verrà letta e amata da molti lettori anche in futuro è che la vera poesia, come anche la sua, è insieme singolare ed universale. Dice ancora Ungaretti a questo proposito, trovai partecipando alla sofferenza di tanta umanità nelle trincee il segreto umano, il mistero poetico, il segno della mia poesia. Ogni vera poesia risolve miracolosamente il contrasto di essere singolare, unica e anonima, universale. Ecco l'altro motivo, se vogliamo raccogliere i motivi per cui Ungaretti sicuramente sarà letto anche in futuro, e che poi eh, rende molto attuali i suoi testi molto, e, e rimarrà sempre un poeta contemporaneo. L'altro motivo quindi è eh, la sua profonda e continua fede nella poesia e nella parola poetica. La sua parola è pura, è denudata, ridotta al suo valore essenziale. Abbiamo parlato all'inizio della brevità. Eh, e poi Paolo, ha detto, Paolo Riva ha detto all'inizio che, che poi è un poeta breve, essenziale eh, direi, la parola eh, poetica sua diventa estremamente potente in questo modo, eh, carica di energia e capace di simboleggiare, cioè sostituire ciò che non c'è, ciò che è assente. La parola poetica riesce a riportare il poeta alla luce e al silenzio, di cui abbiamo parlato poco fa, facendogli sperimentare quel nulla di inesauribile segreto che poi renderà la stessa parola forte e resistente, capace di non essere contaminata dalla storia, capace di fuggire dai disastri della realtà che circondano l'uomo. La parola poetica ancora in questo modo sarà capace di rievocare e recuperare l'armonia, la bellezza e il silenzio del mondo edenico di cui l'uomo moderno nel corso eh, del tempo ha perso, perde, sta perdendo sempre di più le tracce per l'effetto sempre più forte e distruttore, annichilante dell'oblio. Il professor Tessoni ha fatto riferimento eh, all'opera intitolata, allo scritto intitolato Innocenza e Memoria. Eh, e qui è appunto l'oblio che torna come un elemento che offusca la nostra me memoria di quel mondo edenico, bello, eh, a cui l'uomo vuole sempre e desidera sempre tornarci. Quindi l'oblio che inesorabilmente cancella tutto, necessariamente in questo processo Ungaretti si servirà della memoria da una parte e dell'immaginazione e fantasia dall'altra. Tra l'altro Paolo Rigo ha fatto riferimento al ciclo di poesie giorno per giorno, in cui nei primi frammenti eh, abbiamo una descrizione eh, continua di ricordi che appartengono al passato del figlio morto, poi nell'ultimo frammento torna alla luce, rende tutto presente, tutta la narrazione viene volta, eh, resa eh, presente e Antonietto risorge nella memoria, nei primi eh, pezzi del ciclo di poesia e poi nell'immaginazione, similmente alla, a Laura, alla figura di Laura, a come Laura risorge nel, nel canzoniere. Eh, bene, poi... E abbiamo visto che in tutto questo discorso il silenzio quindi è un elemento fondamentale. Essendo il silenzio, come abbiamo già detto, la sfera in cui la parola nasce, viene concepita è anche il luogo misterioso dove la parola pronunciata tende, dove vuole necessariamente arrivare. E dobbiamo ricordare che questa essenzialità, questa purezza della eh, parola ungarettiana è dovuta anche a un altro fatto, all'influenza della poesia araba sul suo linguaggio poetico. E parlando della poesia araba, eh, Ungaretti dice, cito di nuovo perché sono parole molto preziose, non credo che la poesia araba sia una poesia di colore, è poesia di musica, non di colore. Quel vociare piano che torna e torna a tornare nel canto arabo mi colpiva. Nell'accompagnamento di un morto, quella sorta di costanza monotona che si differenzia quasi insensibilmente per quarti di tono, Quel borbottio lento, quella scoperta di quanto potesse una persona commuoversi a un discorso dissimulato, non avrò ritenuto altro dall'insegnamento orientale, ma vi pare davvero poco. In quel salmodiare si insediava il valore di essenza e noi divenivo quasi inconsapevolmente consapevole, quindi, l'essenza, l'essenzialità. Eh, che deriva anche da questo vociare arabo che viene quindi dai, dagli anni dell'infanzia, della giovinezza di Ungaretti. Poi, nei primi volumi di poesia di Ungaretti, questa essenzialità, questa purezza si manifesta in varie forme che ora non ripeto e che riguarda il rinnovamento del linguaggio poetico tradizionale di quegli anni, la frammentazione del verso tradizionale, in versicoli, una nuova metrica, la punteggiatura eliminata, l'uso dell'analogia di cui molti elementi sono già stati ricordati qui, però ciò che ci interessa adesso è che dopo questi primi volumi di poesie ci sarà da parte di Ungaretti un ritorno alla tradizione, agli autori classici, come ha detto anche il professor Tassoni e Paolo Rigo Ungaretti legge e insegna all'università, scrive articoli e saggi, traduce in italiano molti autori classici della letteratura italiana e mondiale, che poi a partire dagli anni 20-30 sente sempre più vicini a se stesso, sia a livello individuale. Lui, come uomo, vita d'un uomo, anche qui, sia a livello collettivo, spirituale, intellettuale. In quel periodo il paesaggio e l'ambiente storico-culturale romano dove viveva aveva una fortissima influenza sul poeta. Sentiamo come ne parla. Un'altra citazione breve: Se penetravo nel bosco di Uh, marino o se arrivavo a un lago a albano a nemi mi trovavo in mezzo a un paesaggio che era pieno di storia e con tali seduzioni della natura a tale lontananza nel tempo da assumere come per prodigio aspetti della favola dall'atrocità della natura spoglia dell'allegria passai dunque a un mondo dove prendeva forma mitica la storia nel suo trascorrere millenario e nella sua immediatezza Finite la citazione. Questo ritorno alla tradizione si manifesta sia nel ritmo classico delle poesie, dei suoi volumi successivi, sia nei toni classicheggianti di molti suoi testi, nella presenza di figure e temi classici della mitologia greco-romana, della letteratura antica, o quella che eh, a me mi è un tema molto caro dell'arte barocca, perché si è occupato molto anche del barocco, che ora qui non entro nei dettagli. E per concludere, parlerei qui dell'importanza di Ungaretti lettore, perché Ungaretti è un caso esemplare. Eh, come poeta, è un autore affascinante, ma lo è anche nella sua qualità di lettore. Questo si misura benissimo nella sua attività di critico, di saggista, di traduttore e di professore universitario. Scrive saggi articoli per cinque decenni, per ben cinque decenni, insegna letteratura per eh, vent'anni alla Sapienza di Roma e poi in Brasile all'Università di San Paolo. Ne sono testimoni i volumi meridionali, eh, del, meridiani, che raccolgono i testi dei suoi. Saggi Interventi che poi vi faccio vedere quanto eh, sia pesante in ogni senso eh, questo materiale, quindi sono migliaia di pagine che raccolgono tutti questi suoi interventi, eh, tutto quello che ha scritto mentre viaggiava, quando teneva lezioni o quando traduceva. Ungaretti critico non faceva una critica militante, ma più che mai era un saggista ermeneuta. Leggeva i poeti da poeta. Per questo è molto bello leggere quello che ha scritto mentre leggeva questi altri poeti classici, dice Ungaretti a questo proposito. Io rileggevo umilmente i poeti, i poeti che cantano, cercavo il loro canto. Era il battito del mio cuore che volevo sentire in armonia con il battito del cuore dei miei maggiori di una terra disperatamente amata. E sto concludendo dicendo che forse anche per questa continua ricerca delle sue origini individuali e letterarie, eh, il nomade ha viaggiato tanto eh, in tante parti del mondo. No? Aveva questa voglia di conoscere, ha fatto numerosi viaggi anche quando era ormai anziano. Ovunque sia andato, aveva sempre mantenuto questa sua viva e molto simpatica curiosità per le cose, per le persone e per gli ambienti nuovi. Oltre alle caratteristiche finora elencate dell'opera della vita di Ungaretti, Vita di un uomo, continuiamo a ripeterlo. C'è anche un altro motivo che io ho lasciato per ultimo, ma che per me è quello più simpatico, perché questo è un motivo profondamente umano per cui la sua opera gode di una popolarità continua e duratura. Ed è quel messaggio di ottimismo. Eh, Paola prima ha parlato della speranza. No? Uh, quel messaggio di ottimismo così bene sintetizzato dal titolo Allegria di naufragi, il titolo e poi la poesia stessa, il testo stesso uh, e il volume stesso alludono alla gioia di poter sempre in ogni circostanza ricominciare, di poter riprendere il viaggio, nonostante le numerose difficoltà e le perdite che l'uomo, che noi tutti quanti siamo costretti a subire durante la nostra vita. Come dice il testo della poesia molto conosciuta, con cui io concludo il mio intervento, e subito riprendo il viaggio come dopo il naufragio un superstite lupo di mare. Grazie per l'attenzione. Grazie Esther, sia per le cose straordinarie che tu ci hai detto sia anche per la tua autodisciplina davvero incommiabile perché noi sappiamo che il mondo universitario generalmente non si autodisciplina di fronte a un microfono <ride> quindi grazie allora adesso io farei il mio breve intervento eh, come partecipante al convegno eh, come voi tutti eh, ma eh, chiederei anche Um, se per caso eh, ci sono degli altri interventi, per esempio della nostra amica Veronica Bernardi da Bologna, eh, che se ha delle cose da dire la inviterei a parlare dopo di me, ecco, quindi glielo dico prima. E poi naturalmente le domande di tutti voi, colleghi, docenti, studenti. Eh. Allora, il mio intervento è una sorta di, eh, spero, di risarcimento parziale. Eh, data la brevità eh, che eh, mi deve autodisciplinare, eh, e si riferisce all'ultima poesia di Ungaretti, eh, che come tutto Ungaretti, ma in modo particolare, io amo eh, particolarmente. Eh, questa poesia si intitola L'impietrito e il velluto. E Ugaretti mh, la scrisse, o meglio, iniziò a scriverla eh, come era sua tradizione eh, ormai da tanti anni. Eh, L'ultimo giorno del 1969, cioè il 31 dicembre, e eh, proseguì la scrittura il primo gennaio del 70. La stesura di questa poesia non durò 24 ore, ma si prolungò nel tempo. Eh, vi invito eh, a leggerlo se volete. Un giorno eh, vi racconterò, lo dico ai giovani e agli studenti. Soprattutto eh, le, eh, eh, i racconti che Bigongiari fa, eh, ha anche scritto e, e fa di questa, della stesura eh, del, dell'impietrito del velluto eh, di Ungaretti, che ritorna spesso sul testo eh, e che aveva individuato in Bigongiari lo studioso anche delle varianti, cioè dello sviluppo del testo fino all'edizione alla lezione definitiva, fino al testo definitivo, eh, e che inviava. Da Roma a Firenze attraverso degli Espresso, eh, attraverso, eh, una volta c'era l'Espresso come eh, forma di invio postale. E, e, e queste sono nove le varianti autografe dell'impietrito e del velluto studiate da Bigongiari, eh, studiate eh, da Carlo Ossola. E eh, eh, poi il testo stesso eh, eh, ho contribuito io, nel, nel, per quello che mi competeva, a studiarlo da un punto di vista. Eh, un po' differente, eh, però non studiato da tantissimi perché? Perché l'impietrito e il velluto è. È un testo, sì, difficile, d'accordo, non è questo che ha scoraggiato sicuramente i critici, eh, ma è un testo che costituisce una sorta di rilancio. Come diceva giustamente ester è un ricominciamento della poesia ungherettiana. Al limite estremo della sua vita, siamo a pochi mesi prima della scomparsa di Ungaretti, Ungaretti eh, scrive il manifesto di quella che sarebbe stata la prosecuzione probabilmente della, della sua poetica. L'impietrito è lui, è l'uomo diventato. Pietro, che rischia di diventare Pietra al limite della propria esistenza. Il velluto è una forma di, di sintesi anche concettuale: si riferisce appunto alla eh, donna eh, salvifica, al, alla donna che riscatta, che in questo caso non è soltanto una figura dell'eros, ma anche una figura che viene da molto lontano. Coincidono le due immagini. Della donna dell'innamoramento e della donna eh, balia, della donna materna eh, che era la sua balia eh, croata, delle bocche di Cattaro, per essere esatti, eh, eh, che appunto eh, lui chiama sinteticamente Dunia. Dunia, da noi Dunia significa universo, dice nella poesia precedente. Allora, eh, questo testo, che è un testo straordinariamente interessante, è un testo nel quale, come vi ho detto, Ungaretti. Rilancia eh, la sua idea dell'essere dell eh, colpito dall'illuminazione e, e, e del superamento de, della situazione del limite, del superamento del limite. L'uomo arriva a un limite, eh, a un limite che sembrerebbe un limite disperante, e nell'impietrito il velluto questo limite è superato in questo modo. Io ve la leggo, eh, è una poesia non breve ma neanche tanto lunga, eh, ve la leggo e mi auguro di avere occasione magari su vostro invito di venire anche a parlarvene perché è una poesia di cui si dovrebbe molto parlare proprio per il, le conseguenze che ha prodotto nei lettori e negli scrittori che hanno lavorato eh, successivamente a Ungaretti, l'impietrito e il velluto. Ho scoperto le barche che molleggiano sole e le osservo non so dove solo. Non accadrà le accosti anima viva. Impalpabile dito di macigno ne mostra di nascosto al sorteggiato gli scabri messi emersi dall'abisso che recano dondolo del vuoto verso l'alambicità. Del vecchissimo ossesso la eco di strazio dello spento flutto, durato appena un attimo, sparito con le sue sinistre barche. Mentre si avvicendavano l'uno sull'altro addosso, i branchi annichiliti dei cavalloni del nitrire ignari, il velluto croato dello sguardo di Dunia, che sa come arretrarla di millenni, come assentarla, pietra dopo la girarsi solito da uno smarrirsi all'altro, zingara in tenda di asie, il velluto dello sguardo di Dunia, fulmineo torna presente pietà. Ecco, vedete come in questa poesia sia pure così difficile da comprendere a prima lettura, vedete come la visione finale del velluto dello sguardo di Dunia, dello sguardo vellutato di Dunia, arriva fulmineo ma allo stesso tempo eterno, eh, immediato ma allo stesso tempo eterno nella sua durata a dare la percezione del presente, della presenza, della materialità e anche della pietà. La pietra, quella pietra di cui lui aveva parlato, la pietra dell'impietrito, ma la pietra il cui concetto aveva ereditato da Petrarca, diventa pietà diventa pietà, cioè si ammorbidisce e riconquista la sua, il suo carattere umano. Ecco, eh, è un testo di cui si potrebbe parlare a lungo, ma io mi fermo qui perché appunto è il mio dovere anche di padrone di casa, eh, il mio dovere è di lasciare spazio a tutti. Allora, a questo punto, eh, io, eh, siccome l'avevo promesso, eh, darei per prima la parola a Veronica Bernardi se ha qualcosa da dirci. Eh, vedo che è collegata, ha seguito con attenzione assolutamente. Grazie. E che, lo ripeto, è dal, è, è, ci parla dall'università, ci parla da casa sua probabilmente. Sì, sono però, a casa, infatti. Scusa, mi sono combinata Questa è la mia postazione di lavoro tra Molto le luci. Bene. Allora, io vi ringrazio tantissimo per, per avermi invitata, per avermi dato la possibilità di ascoltarvi oggi. Io in realtà non sono assolutamente una detta ai lavori, non ho, non ho studiato Ungaretti, mi sono occupata di cronache medievali durante il mio dottorato e quindi quella per Ungaretti è proprio una passione che ho un pochino portato avanti negli anni, così, eh, proprio per interesse mio, quindi vi ho ascoltato davvero con grande, con grande entusiasmo. Eh, ho studiato un pochino Ungaretti durante la mia carriera, ho approfondito la poesia e i fiumi perché ho scritto un piccolo pezzo eh, sui fiumi per un'antologia. E, e quindi io semplicemente vi ringrazio perché mi avete dato tanti spunti per riprendere, spero in futuro, in mano questo autore a me caro e magari chissà eh, studiarlo e poterlo approfondire. Mentre porto avanti i miei studi sul Medioevo e sul Rinascimento, ecco, quindi grazie, bellissima iniziativa e un saluto a tutti. Auguri Veronica, eh, Ungaretti c'entra molto col Rinascimento, col sì. Medioevo e col Rinascimento, sì, col infatti. Medioevo, soprattutto. <ride> Bene, grazie. Allora, grazie a voi. allora, a questo punto do la parola ai colleghi agli studenti, eh, datemi un cenno eh, perché siamo a vostra completa disposizione, sia nell'ascolto sia eventualmente nel, per rispondere alle vostre domande. Eh, Direi che possiamo seguire il metodo usato anche in passato, cioè eh, uno studente italiano, uno studente non italiano, che sia ungherese o sia d'altra provenienza. Mh, per, per noi va benissimo, per esempio, io ho visto che con noi è collegato un nostro studente che è thailandese eh, e, e si chiama Pum, eh, per esempio, tra, tra, tra quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Allora. Intanto, che si preparano le domande per esempio dei ragazzi del Siciliani, eh, magari potete alzare una manina così io vedo mh, la manina gialla e vi chiamo subito in causa. Ecco, la professoressa Curcio eh, eh, si prenota per una domanda. Prego, prego, Milli, Ho l'aula della professoressa Curcio perché eh, non. Ecco. Allora, io avevo una domanda su Bella, la poesia parla del silenzio volevo sapere se il silenzio è dovuto al rispetto nei confronti del compagno caduto alla paura di morire oppure alla riflessione di Ungaretti perché poi negli ultimi tre versi dice di essere attaccato alla vita in quel momento più che mai e quindi vorrei sapere se appunto a cosa è dovuto sì, La domanda è bellissima, grazie, eh, vuol dire che lo state leggendo bene al siciliani Giuseppe Ungaretti, eh, è molto bella, eh, la poesia Veglia è una delle poesie più conosciute e amate anche dagli studenti italiani, anche per la sua... Eh, incisività. Eh, non so se, se vuole rispondere qualcuno. Io non, non voglio fare la parte del leone perché non è giusto che sia così. Eh, non so se per esempio Esther, eh, che, che vedo ovviamente sempre collegata, mentre. <coughs> Forse sarebbe un po' più difficile per Paolo Baioni eh, o per Paolo Rigo adesso rispondere perché erano all'interno di eh, consessi universitari che richiedono la loro presenza. Eh, se no, intanto eh, vi ricordo ricordo agli studenti, soprattutto che non abbiano letto o abbiano letto da, da molto tempo fa, eh, Veglia. Che la, la famosa poesia Veglia, eh, scritta nel 1915, che ho aperto immediatamente appena il nostro amico Catanzarese eh, ha fatto la domanda, eh, parla eh, del del compagno morto vicino al quale si trova in Ungaretti e soprattutto eh, la, la domanda si riferiva a questi versi eh, con la congestione delle sue mani, cioè del compagno morto, penetrata nel mio silenzio ho scritto lettere piene d'amore. Ecco, eh, io ritengo che questo silenzio eh, sia proprio eh, il silenzio eh, dell'attesa ma anche un silenzio materiale nel quale eh, eh, entra eh, di prepotenza, eh, con una certa forza, questa azione delle lettere d'amore che sono eh, proprio materialmente le lettere, eh, le lettere del, del, della parola, non soltanto come si potrebbe dire le lettere d'amore nel senso della... Eh, Passione nei confronti della vita. E, e dunque, quelle mani penetrate nel silenzio sono un atto. Se, se voi eh, state bene attenti, eh, notate come Ungaretti in un certo senso eh, proponga una, una specie di improprietà. No? Le mani penetrate nel silenzio. Le mani sono un atto, eh, sono, indicano un atto materiale. Che, che riguarda il tatto mentre il silenzio riguarda eh, l'udito no? evidentemente un silenzio di grande portata un silenzio metaforico sono quelle mani del compagno morto che gli strappano la parola eh, del silenzio che è un silenzio appunto di attesa è il silenzio nel quale si prepara il linguaggio eh, credo di aver risposto ecco se ci sono delle altre domande siamo ben contenti di e magari diamo la possibilità di rispondere anche ad altri. Allora, intanto che si preparano delle altre domande, io chiamo in causa perché lo so ci sono in attesa gli studenti dell'Università di Pece del Dipartimento di Italianistica. E so che ci sono delle domande da parte di Ninon. Di Esther e di Petra. Sì, benissimo, vedo che si è prenotata nuovamente l'aula della professoressa Curcio. Vi chiedo di pazientare un attimo. Intanto do, ehm, eh, sì, benissimo. Eh, eh, darei la parola però a una delle studentesse eh, ungheresi che ho appena nominato, o Esther o Petra, per una eh, domanda che credo eh, volessero fare. Vediamo se ci sono. Eh, allora, non, non intervengo, vedo che ci sono, però no, evidentemente non intervengono. Allora, do la parola immediatamente al, al, all'aula della. Io ho in prenotazione prima eh, l'aula della professoressa Curcio e poi eh, una seconda aula che, che mi compare come liceo siciliani e credo che sia. Eh, o la professoressa Gallelli o la professoressa Rossano o le altre colleghe eh, del siciliani che molto opportunamente hanno preparato i loro studenti su questo argomento Allora, prego. ma no io. Eh, sono l'audio c'è? Cioè? Sì, sì, sì. sì, 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 ti sentiamo. Allora, io volevo fare una domanda ai, ai appunto gli studiosi di Ungaretti eh, per quanto riguarda una poesia che a me piace moltissimo, che però mh, è, è una delle meno studiate secondo me, o meglio, delle meno proposte sulle antologie, mentre ai miei tempi, quando io facevo la scuola media, eh, insieme ai dinosauri, era una poesia che si trovava in tutti i libri scolastici, cioè, è appunto La madre di Ungaretti noto da qualche anno che eh, si glissa molto su questa poesia ecco, volevo chiedere secondo voi perché oggi questa poesia passa in secondo piano eppure è una delle poesie più significative per quanto ne sappia io ecco, questa è una domanda l'altra è la seguente si fa ancora molta fatica a fare capire ai ragazzi che Ungaretti con l'ermetismo non è che c'entri molto ecco e volevo che si chiarisse anche quest'altra cosa perché io mi trovo, ahimè, ad ascoltare anche da adulti che insegnano le mie materie che eh, Ungaretti è il eh, capostipite dell'ermetismo. Eh, eh, sappiamo benissimo che la storia della critica novecentesca ha sdoganato eh, questo concetto già da un po' di tempo. Ecco, vorrei che qualcuno lo chiarisse con parole. Eh, semplici a, agli studenti. Allora, su questo eh, secondo punto posso intervenire io. Per quanto riguarda invece la, il riferimento alla. Uh, uh, alla madre ungarettiana forse possiamo lasciare spazio a qualcun altro a este, non, le ragioni potrebbero essere tante allora eh, per quanto riguarda Ungaretti l'ermetismo deve essere storicamente ben chiaro perché eh, non soltanto dice bene la professoressa Wurz non soltanto eh, se, se ne parla anche pubblicamente in, in maniera errata ma addirittura vi sono delle, delle storie della letteratura delle antologie addirittura che eh, commettono un vero e proprio atto di eh, abuso, un errore, un errore molto grosso. Allora, l'ermetismo nasce. Eh, nel mille, alla fine degli anni 30, diciamo all'incirca 1938, ed è un, un, un movimento spontaneo. Sono i giovani eh, poeti di quegli anni, quelli che abbiamo nominato, quelli di cui hanno parlato eh, Paola Baioni, Erika Wolff e, e, e anche Esther, cioè i poeti della terza generazione, che sono grandissimi poeti, eh, nati diciamo all'incirca tra il 1906 e il 1914-15. E, 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 e l'emmetismo è quello eh, che, che nasce, cresce, muore, si sviluppa diversamente, eh, in un certo senso però rivoluziona anche il linguaggio italiano e non solo il linguaggio poetico, ma proprio il linguaggio italiano, il modo di concepire eh, il linguaggio. Molto spesso si dice che Ungaretti è un poeta ermetico e si, e si commette un disastroso danno eh, nei confronti di Ungaretti, perché Ungaretti è, è, è uno dei è uno dei maestri, è uno dei maestri eh, che i, i giovani poeti di allora, quelli della terza generazione, leggono e divulgano. Eh, eh, ricordo i saggi molto, eh, ancora molto attuali. Eh, di lettura della poesia di Ungaretti, scritti da Luzzi, da Bigongiari, eh, gli interventi di Sinisgalli, gli articoli e i saggi di Caproni. Gli interventi di Alfonso Gatto eh, riguardanti la poesia di Ungaretti, e cioè un poeta molto amato dalle giovani generazioni, quelle che erano cresciute nell'ermetismo. Ungaretti ha una solida formazione tardo-simbolista, si direbbe, se dobbiamo storicizzare la faccenda, anche per i suoi rapporti diretti e eh, eh, diversificati con la poesia di Valéry e con la poesia di Mallarmé. Mallarmé è uno dei poeti francesi che Ungaretti ha tradotto in Italia. Eh, in italiano eh, in maniera straordinaria fra le altre cose ed è uno appunto degli autori che direttamente ricordava prima Ester Ronachi dunque mh, né ungaretti né montale sono poeti ermetici questo diciamo chiaramente che i compilatori delle storie letterarie se ne ricordino perché la storia è storia ecco eh, mi pare di aver risposto quanto al testo della madre eh, non so se Paola, bene, mi <ride> convieni? Sì. Allora sì, perché io faccio tante lotte per i poeti ermetici. E quando nelle antologie leggo che questo è un ermetico, oppure gli studenti mi dicono che è un ermetico, quindi mi si scaldava il cuore mentre ti sentivo parlare: no, questi non sono affatto per niente ermetici. E un'altra volta magari. Se tu vorrai, Luigi, faremo un incontro proprio sull'ermetismo, perché eh, bisogna sì. molto intendersi su questo mh, fenomeno, diciamo così, su questo momento, per cui c'è stato grande fraintendimento. Vero. Grazie. Grazie, verissimo. scusatemi. Grazie a te, sì, no, verissimo, verissimo e bisogna farlo anche con eh, la giustizia che comporta un argomento così. E, allora, e, quanto alla domanda riguardante la, la riflessione ungarettiana sulla madre, probabilmente si legge meno perché quel modello di madre che, che eh, Insomma, riguarda Ungaretti, è un modello di madre eh, protettiva quasi che arriva come una figura dall'alto no? e che non, eh, forse, non coinvolge oggi allo stesso modo. Eh, oggi abbiamo delle madri di tipo diverso eh, rispetto a come poteva essere la madre di Ungaretti, che lo voglio ricordare era una madre formidabile. Perché eh, si trovò eh, come compagna, moglie di un emigrante, perché il padre di Ungaretti era emigrante. Emigrò in Egitto eh, e lavorò come operaio, come sterratore, nel, in quello che stava per diventare il canale di Suez e, e, e lì morì. E la madre di Ungaretti, eh, per mandare avanti la famiglia, insomma, per studiare il figlio. Mm, aprì un forno uh, ai limiti di Alessandria d'Egitto, ai limiti del deserto, e dunque eh, lavorava duramente e seriamente. Ecco perché Ungaretti è, aveva, è stato cresciuto anche da una balia, che lui ricorda col nome di Dunia, che è colei, come dice nelle prose del deserto e dopo, è colei che gli ha insegnato il miracolo del racconto che raccontare è un miracolo ma è anche un'arte particolare e tutto proviene da lì, da quegli occhi, da quelle favole, come dice lui, che eh, abbiamo anche ricordato eh, gli occhi soprattutto nell'ultima poesia ungarettiana. Ecco. E, e quindi eh, la vita ungarettiana è anche segnata da queste figure particolarmente, la vita di Ungaretti è segnata da queste figure particolarmente. Eh presenti e anche dotate di, una, di un peso, di un peso eh, notevole. Ecco, credo di aver risposto. Eh, C'erano delle altre domande in un'altra aula però del Liceo Siciliani perché avevo visto eh, un'altra un manina alzata. Prego, venite pure avanti. <coughs> Abbiamo ancora meno di una mezz'oretta, ma volentieri rispondiamo alle domande. Oh. Alde. Ecco, ecco, buongiorno. Sì, eh, volevo solamente dire che la nostra domanda è stata come dire, bruciata dalla professoressa Curcio. <ride> no, comunque, se volete la posso anche riformulare. Sì, 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 sì prego. Sì. Senta, che, che in che aula? Che aula siete voi? Che, che, che classe siete voi? Siamo il quinto D. Il quinto D, quindi professoressa Gallelli? Sì, esatto, professoressa benissimo, Gallelli. Benissimo. Allora, quando si studia Ungaretti, sì. sui libri di testo solitamente si accenna che nella raccolta d'allegria si avverte l'influenza del futurismo, sì. mentre nell'opera Sentimento del Tempo è presente l'influenza dell'Ermetismo. Altri studiosi però smentiscono queste influenze, per esempio stamattina l'ho fatto la professoressa Baioni a proposito dei rapporti di Ungaretti con il futurismo. Ecco, ci piacerebbe ricevere dei chiarimenti a riguardo, ma... Come precedent precedentemente detto, la professoressa ci c'è un attimo bruciario. Oh no, 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 di vedi no, perché la domanda riporta la questione: che è una questione interessante che io rilancio volentieri, perché se mai avviene esattamente il contrario. Quindi quei libri di testo che dicono queste cose, eh, evidentemente sono eh, scritti o compilati da chi non ha letto Ungaretti, ma non conosce neanche bene il futurismo e l'ermetismo. Semmai avviene il contrario. Semmai è l'opera di Ungaretti che ha una certa influenza anche sugli altri poeti. Ora, la, la, la vicinanza proprio con il futurismo, come ha giustamente detto Paola, ma credo che Paola Baioni possa anche reintervenire su questo tema, quindi la invito a, a, a ritornare fra di noi. E, e Ungaretti era, aveva frequentato era Marinetti, erano amici, erano compagni di strada e Marinetti era fra l'altro proprio eh, incontrato e frequentato già in Egitto e poi in Francia. E, anche se Ungaretti non è futurista, però avverte la stessa necessità dei futuristi. Questo lo dico in senso positivo, cioè quello di intervenire direttamente sul linguaggio, sulla parola per entrare in una dimensione differente rispetto al eh, 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 sacralità che era stata data alla parola nella letteratura del, del, soprattutto di fine ottocento e anche eh, rispetto alla poesia simbolista francese che era il modello più avanzato di poesia dell'epoca di Ungaretti giovane diciamo ecco, eh, e quindi queste due rivoluzioni che hanno però un segno differente, quella dei, dei simbolisti e quella dei futuristi eh, queste due Due piccole insomma, eh, mo piccoli modelli innovativi eh, e che hanno consentito anche di Voltare pagine, di aprire nuovi capitoli nella storia del linguaggio poetico europeo, eh, vedono Ungaretti come eh, profondamente coinvolto. Ungaretti, naturalmente, non è stato futurista, la professoressa Baioni lo ha detto chiaramente giustamente, e giustamente: e men che meno è stato eh, ermetico, era semmai un maestro, come anche dal punto di vista proprio generazionale, era proprio un, uno dei maestri importanti, dei poeti che si sono, eh, che sono cresciuti, che si sono incontrati sotto inizialmente sotto l'ala dell'ermetismo, eh, al suo nascere, dell'ermetismo fiorentino, soprattutto al suo nascere. Ecco questo, diciamolo. Ecco, però eh, dico. Per, per dire meglio queste cose occorrerebbe davvero che pensassimo, come proponeva la professoressa Baioni, un, uh, pensassimo a un incontro proprio sull'ermetismo. Ce ne sono stati molti negli ultimi anni per chiarire le cose anche ai giovani e anche per aprire. L'attenzione per spingere l'attenzione nei confronti di questi grandi poeti che in Italia sono, ahimè, poco conosciuti, ma invece molto più conosciuti all'estero: che sono grandissimi, eh, li abbiamo citati appunto. E molti incontri sono stati fatti. Ne ricordo uno particolarmente ricco eh, riguardante l'ermetismo tenutosi a Firenze eh, alcuni anni fa, eh, non mi ricordo più quanti anni fa, insomma, sicuramente 3 o 4 o 5 anni fa. Eh, al quale io partecipai, che durò tre giorni curato dall'Università degli Studi di Firenze e da Anna Dolfi. In modo particolare. Ecco, quello è stato un incontro particolarmente importante perché mh, certe questioni riguardanti l'ermetismo e anche le, mh, i pregiudizi che ancora circolano in merito a quella corrente storica, quel momento storico e, e, e anche ai poeti che da lì nacquero ma che si svilupparono individualmente con personalità molto forti, i pregiudizi continuano ancora oggi, vi assicuro, io li ho vissuti sulla mia pelle in diverse occasioni, e non perché io abbia a che fare qualcosa con l'ermetismo, perché appartengo a una generazione notevolmente differente, ma perché considerato erede dal punto di vista critico di un poeta ermetico, io sono stato allievo di Piero Vigongiari, eh, che è stato davvero un grande maestro anche dal punto di vista universitario, ecco, oltre che da altri punti di vista. Eh, che competono i maestri. Ecco. Grazie per la domanda, mi pare... Grazie a lei per la risposta. Buona giornata. No, grazie. Eh, non so se Paola Baioni vuole intervenire, vedo che c'è un'altra domanda dal Liceo Siciliani, so, forse non è la stessa, io non ho... Sì. No, mi sente? Sì, 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 sento, sento, bene. Eh, buongiorno, sono Giuseppe Piccione della classe quinto e eh, sono alunno Sì, della professoressa Rossano. Rossano, oh, benissimo, sì. benissimo. Eh, lei durante il suo discorso parlando del, eh, di Ungaretti ha detto, eh, mi corregga se sbaglio, che Ungaretti in un certo senso eh, precede il movimento ermetista, eh, ermetico, scusi dando gli strumenti del linguaggio per i poeti futuri. Eh, da questa sua frase è partita me una, una considerazione. Noi abbiamo studiato nel corso degli anni del liceo come nel corso del XIII e XIV XVI secolo i poeti come Dante e Petrarca, per esempio, abbiano dato un notevole incremento e eh, contributo allo sviluppo della lingua italiana che parliamo ancora oggi. Volevo chiederle se secondo lei la poesia contemporanea darà dà, e darà un... Uh, uno sviluppo di tale importanza anche per, per il linguaggio futuro. Grazie. Sì, sì, lo, la sta già dando. Pensate che, pensate che per esempio eh, la poesia, le poesie di Ungaretti, ora a parte l'importanza della sperimentazione sul linguaggio, del, del, anche delle, di un nuovo modo di vedere, anche di... di Materialmente di, 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 di far funzionare il linguaggio e la lingua italiana, ma il linguaggio in generale, l'insieme dei linguaggi anche della nostra civiltà, eh, che i, i poeti eh, di oggi hanno, incoraggiano costantemente. Ma vi ricordo soltanto per limitarci a quello, al seminato di oggi che la famosa poesia eh, mattina di Ungaretti, cioè quella che conoscete tutti, Mi Illumino d'immenso è diventato uno slogan pubblicitario che eh, eh, ha circolato anche per pubblicizzare una, una certa automobile, per esempio. E poi eh, la famosa poesia di Quasimodo, Ed è subito sera, no? eh, anche quella, come sapete, ed è subito... E, e, e veniva il seguito anche quello è stato utilizzato nel linguaggio della pubblicità e, e, è soltanto uno degli esempi senza dubbio limitato però è uno degli esempi per far capire come il linguaggio della poesia sia poi stato sia entrato quasi nella mente comune di noi parlanti italiani e, è, è naturale che i poeti portino ad oltranza la lingua al di là è naturale perché i poeti lavorano sulla lingua e con la lingua e i poeti italiani contemporanei hanno svolto un ruolo fondamentale anche nella nostra concezione di linguaggio. Per esempio, prima eh, Esther Ronachi ha usato un termine importantissimo: che è la parola concrezioni. Eh, concrezioni. Ecco questo termine, nessuno si, si sarebbe mai sognato di usarlo prima che lo usasse Zanzotto i, i, in una sua poesia. e, e, e Le concrezioni. Sono proprio le, che ha, ha un'origine evidentemente scientifica, sono proprio delle formazioni che vengono eh, successivamente accumulate e così via. Ecco, è la poesia che fa circolare anche l'uso della lingua, che lo scopre, lo riscopre e che anche ci porta a strutturare diversamente il nostro pensiero, dunque a strutturare diversamente il nostro linguaggio. Sì, è vero, Dante e Petrarca, sono, Dante, Petrarca, per motivi differenti, sono stati e sono fondamentali per la lingua e per la civiltà italiana ed, è, ed è europea anche. genere, Ma mh, i poeti contemporanei eh, stanno svolgendo un ruolo eh, non inferiore. Grazie mille. Grazie a te. Non so se ci sono altre domande, se Paola Baioni voleva intervenire o Esther eh, su questi argomenti. O, 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 ehm, ho visto che Erika Wolf purtroppo ha dovuto abbandonare perché aveva problemi di connessione. Sì, Esther, prego. E devi attivare l'audio. Eh uh, sì, a proposito di Dante, Petrarca e dei poeti contemporanei. prima eh, abbiamo detto che Ungaretti era uno splendido lettore di autori classici, cioè bisogna ricordare anche che questo aspetto della sua opera è la presenza, la contemporaneità di Dante e Petrarca. Eh, nelle opere, nei saggi interventi, nelle lezioni, anche dei corsi universitari d'Ungaretti tenuti su questi autori. Quindi Dante, Petrarca e tanti altri autori poi eh, della letteratura italiana e non soltanto di quella italiana vengono riletti eh, in un modo o l'altro anche. Eh, Integrati nel linguaggio poetico di Ungaretti stesso, non soltanto nelle sue opere poetiche, ma anche nelle sue traduzioni. Cioè, anche questo meriterebbe un discorso a parte, come per esempio questi autori. Eh, classici siano presenti nel suo linguaggio poetico anche nelle sue scelte lessicali o sintattiche per quanto riguarda le sue eh, traduzioni poetiche che ha fatto di diverse lingue ha tradotto dall'inglese dallo spagnolo dal francese poi in un certo periodo nel periodo brasiliano dal 36 fino al 42 si è eh, a lungo soffermato e studiato anche la poesia popolare brasiliana anzi è andato a fare delle ricerche anche sulla musica eh, popolare questo è un aspetto curioso perché finora abbiamo parlato dell'eredità del valore dei classici anche di questi eh, grandi autori dante petrarca prima citati ma in ungaretti è molto eh, eh, viva la curiosità e l'interesse spesso simile a quelli di un bambino, una vera eh, curiosità innocente nei confronti anche dell'altra cultura, non soltanto della cultura atta, ma di, di questa cultura popolare. Quando studiava per esempio eh, la, la, la musica popolare brasiliana è andato con dei ricercatori a registrare le canzoni, hanno studiato eh, questa, questa, questo tipo di patrimonio che è così diverso, ma che rispetto al all'eredità all intellettuale, eh, anche a quella linea di continuità di cui abbiamo parlato prima, Petrarca, poi non abbiamo fatto il nome di Leopardi, ma anche Leopardi certamente rientra eh, in questo discorso, ma è bello vedere come queste due realtà si completano a vicenda in, in Ungaretti, per esempio, no? la poesia popolare e poi eh, l'eredità eh, classica. Credo che l'elemento comune sia... Eh, l'istinto, l'istintività, quell'interesse quell di Ungaretti nei confronti della parola che sta per nascere e che riesce a colpire eh, il, il lettore. Bene, grazie. Per bene, la bene, sì. benissimo, benissimo. Sì, tra l'altro ricordo che le, le lezioni su Leopardi di Ungaretti sono. Um, um, cospicuo contributo alla lettura di Leopardi che in Ungaretti era sempre molto presente. Allora, c'è so, un, una domanda dall'aula della professoressa Curcio e una domanda da un'altra aula, anzi due domande, credo, non so, sì, da un'altra aula che potrebbe essere, per quello che vedo io, io ci ho scritto Liceo Siciliani, potrebbe essere la seconda eh, D o eh, la quinta D o, o l'altra quinta, credo fosse la quinta B, che si è... Prima con noi connessi. Allora, eh, prego dall'aula della professoressa Curcio di farvi avanti e di porre la domanda. Ok. Eh, Un'altra domanda che ci siamo posti è perché la figura di Ungaretti era così importante per i moti del 68, ed era comunque un'icona per tutti i ragazzi del, del suo tempo. Grazie. Sì, eh, sì, ci sono due episodi che voi dovete conoscere. Allora, il 68 è stato, come sapete, è stato un momento in cui la rivoluzione giovanile ah, desiderava cambiare le cose. Poi, purtroppo, non sono cambiate moltissimo, però almeno c'è stato il desiderio di cambiarle. E Ungaretti, come sempre pronto a cogliere l'entusiasmo dei giovani, eh, partecipò direttamente a molte eh, occasioni in quel momento ed era una figura anche molto popolare in Italia, i giornali ne parlavano. Vi ricordo solo una cosa, quando Ungaretti, allora, quella era un'Italia diversa da quella odierna, l'Italia di oggi è distratta da molte cose e, e alcune cose sono cose molto serie come e, la crisi sanitaria che l'intera... Lo pianeta sta vivendo, ma eh, era un'Italia anche che dava il giusto posto eh, alle eccellenze, alle personalità che illuminavano la nostra realtà. E io ricordo che quando Ungaretti eh, compì eh, 80 anni. Eh, Appunto nel 1968, eh, io vidi, eh, avevo solo 11 anni, ma insomma, vidi dal, dal, su, sulla, nella teca di un giornalaio proprio la, la prima pagina del Corriere della Sera eh, che diceva Ungaretti compie 80 anni. E quindi questa grande attenzione. Ungaretti era molto seguito, compariva spesso in televisione, ehm, addirittura eh, venne chiamato a commentare. Eh, ogni eh, inizialmente, eh, proprio l'inizio, l'esordio eh, di ogni puntata dell'Odissea di Omero che allora era diventato come si diceva uno sceneggiato televisivo e eh, che andava in onda con protagonista Irene Papas nella, nella parte appunto di, eh, di Penelope e, e Ungaretti eh, che ha. In, in, si era interessato, fra l'altro, di Omero, eccetera, e, eh, interveniva eh, sull'argomento. Allora, vengo al Ungaretti del 68. Ci sono due episodi molto, molto interessanti. Ungaretti eh, crea uno slogan e lo dice ovunque va, lo dice a Venezia in modo particolare e a Firenze. E lo slogan eh, riguardava il fatto che proprio quell'anno. E Eugenio Montale era diventato senatore. Tra eh, questo eh, un, a Ungaretti era un po' dispiaciuto perché in fondo anche lui avrebbe voluto dei riconoscimenti istituzionali come eh, era giusto che fosse. E, e, e allora, eh, quando eh, soprattutto parlava in pubblico in quel periodo, e c'è un episodio che mi è stato raccontato direttamente dai testimoni e soprattutto da Bigongiari, che era l'ospite di Ungaretti. In quel momento all'Università di Firenze, quando venne eh, invitato Ungaretti a parlare all'Università di Firenze, eh, i, la, la, la facoltà era occupata, eh, le porte erano chiuse. E lui il giorno prima aveva eh, telefonato a Bigongiari dicendo com'è la situazione a Firenze. Bigongiari gli disse: No, guarda, guarda, non venire perché eh, l'ateneo la, la, è occupato dagli studenti che sono appunto in, eh, eh, in sciopero, eccetera. E Ungaretti disse: Ma io vengo lo stesso. E arrivò puntualissimo e si fece portare davanti alle grandi porte del, dell'Università di Firenze, in via del Parione, e cominciò a battere col bastone sulla porta. E da dentro i ragazzi dissero: Chi è? Sono Giuseppe Ungaretti. E loro dissero: Ma davvero è Ungaretti? Sì, sono Giuseppe Ungaretti. Allora aprirono queste porte. E, ehm, Ungaretti venne fatto entrare, i bigongiari Ungaretti, i professori, insomma, entrarono nell'Ateneo e Ungaretti fu portato in trionfo nell'Aula Magna e gli chiesero di parlare di poesia, di leggere le sue poesie, i ragazzi del 68. E Ungaretti, allora, alla fine del suo intervento, dice: Adesso vi regalo uno slogan. Se Montale è senatore, Ungaretti fa all'amore. Eh? E Ungaretti aveva 80 anni, eh? quindi. Vedete questo grande entusiasmo e questo suo essere sempre particolarmente vicino a ciò che succedeva. E questo è molto importante per, la, per i poeti, è molto importante per la poesia. Ecco, non solo per fatti così simpatici ed eclatanti, anche per fatti anche un pochino più radicati e profondi nella nostra storia. Ecco, credo di aver risposto. Vi ringrazio per avermi dato il là eh, per Grazie. una considerazione di questo genere. Sì, c'è un'altra domanda, sempre del liceo siciliani. Eh. Salve, sono Andrea Merante, sempre del quinto, quinto di... Quale novità ha portato nella poesia ungherettiana la conversione al cattolicesimo? Sì, eh, Paola Baioni che ha scritto anche, soprattutto eh, in questo ambito, sarebbe, eh, credo, contenta di rispondere a questa domanda, ma non la vedo tra... Eh, eh, probabilmente, appunto, nel suo movimento all'interno del Dipartimento, non, in questo momento non riesce a collegarsi con noi o ci sta solo ascoltando e non può parlare perché era in una riunione del Dipartimento. Allora eh, rispondo io, o almeno comincio a rispondere io. Eh, la cosiddetta conversione del 28. Eh, per Ungaretti è un momento eh, particolarmente importante perché inizia, o, o forse prosegue, una più profonda e consapevole conversazione con questa entità spirituale, non solo con il Dio, eh, ma proprio con, con questa entità spirituale che sente eh, più eh, profondamente. Eh, io, da laico, profondamente laico,. Eh, eh, credo che una personalità così eh, complessa come quella di Ungaretti abbia vissuto la cosiddetta conversione, e cioè il momento anche dell'avvicinamento eh, dell alla religione, eh, come mh, una maggiore concentrazione sulla propria. Ehm, eh, Percezione eh, dell'interiorità in rapporto al mondo, in rapporto al mondo, soprattutto in rapporto al caos del mondo. Avete visto prima dalle pagine. Che molto opportunamente eh, Erika Wolf ci ha letto da Bergen. Eh, vedete, la parola di Ungaretti ha risuonato da Bergen che si trova in Norvegia fino a noi. No? E, e, Ungaretti era appunto molto attento a questi fenomeni e. In un certo senso, al contrario di quello che succede eh, a un poeta come Zanzotto, era ehm, attento a questo dilagare del caos, del disordine, della dispersione, dello spaesamento dell'uomo contemporaneo senza punti di riferimento. No, era attento a questo e anche preoccupato di tutto questo. Eh, e dunque forse questo momento, appunto, che si vede molto bene, soprattutto nella poesia La pietà del 1928, ehm, lo indusse a concentrarsi maggiormente nel ritrovare se stesso in una dimensione eh, modificata. Poi siamo nel, negli anni del sentimento del tempo, che sono anni molto, molto ricchi. E soprattutto c'è questa dimensione della scoperta del barocco romano. Voi vi dovete rendere conto che Ungaretti, per formazione fino a quel momento, cioè fino a poco prima di andare a vivere a Roma e di rendersi conto della. A, proprio dell'architettura uh, della città di Roma, delle piazze, eh, dell'altezza del, delle chiese, eh, aveva una dimensione eh, di tipo... Ehm, eh, differente il barocco, eh, gli dà il senso dell'apertura anche orizzontale del, de, dello spazio e scopre lo spazio. E, e, e questo eh, c'entra molto con la, la scoperta di una dimensione umana eh, differente anche attraverso probabilmente la conversione religiosa. Ecco, beh, è, è tutto un insieme È una complessità che non possiamo ridurre a un fatto così automatico, ecco. Non so se ho risposto bene, ma insomma. Grazie mille. Ecco, e, Esther, prego. Sì, volevo completare il discorso del barocco romano, poi della conversione, della religione, che poi lo stesso... Eh, la stessa percezione del tempo e dello spazio eh, continuerà anche in Brasile, come ho detto prima, non soltanto questa profonda fede della, dello spazio, eh, eh, il sentimento dello spazio e poi la fede. È presente in lui anche quando guarda eh, a occhi aperti veramente queste grosse chiese eh, in Brasile, la monumentalità, poi anche la fragilità dell'uomo nei confronti di tanta grandezza, tanta altezza. Infatti lo spazio è presente anche nei testi in questo senso. Eh, per quanto riguarda la grandezza non soltanto di questi monumenti storici e religiosi che lui va continuamente a visitare ma anche della natura anche questa è una, ha una la natura in brasile ne scrive in tantissimi luoghi ha, ha una forza tremenda perché è presente ovunque con queste piante gigantesche con questa forza della vitalità che poi eh, eh, in un modo o l'altro eh, segna anche la presenza di, della, creazione, no? della creazione, della creazione della naturalezza. Eh, sì, e poi anche Roma. A Roma va, negli anni 20 e 30, va a vedere anche lì la chiesa, le statue. Prima si è fatto riferimento alla poesia della madre, dove la madre eh, diventa come un momento così eterno, un momento fisso, passivo, in quello scorre del tempo che indica anche il titolo del volume, Sentimento del tempo, di cui la poesia fa parte. No? Eh, la madre viene descritta come una statua, eh, come una statua barocca, appunto, con quella, eh, con tutta quella forza, eh, anche del sentimento, dell'emozione. Eh, nel momento in cui lui, Ungaretti, si, trova, si troverà, così pensa di immaginare, davanti a Dio, il quale gli dovrà perdonare prima di poter entrare in quel tempo eterno che continua ad essere presente anche nei suoi scritti saggi, eh, saggi critici, come abbiamo detto prima questo per completare il discorso. Però, benissimo, benissimo, sì, sì, giusto, benissimo. Allora, eh, non so se ci sono delle altre domande. <coughs> se non ci sono, eh, mi pare di non vedere altre domande in arrivo. Allora, se non ci sono altre domande, io eh, concluderei qui in perfetto orario il nostro incontro dedicato a Giuseppe Ungaretti. Mi complimento con i giovani. Eh, perché eh, hanno, hanno posto delle questioni importanti e mi complimento soprattutto con eh, le loro professoresse che evidentemente hanno offerto loro delle finestre, delle aperture e delle possibilità di approfondimento del nostro mondo contemporaneo attraverso la poesia, la poesia di Ungaretti in particolare, cosa che è possibile, anzi che è materialmente utile in questa epoca, proprio in questa epoca, nella nostra epoca. Allora eh, ringrazio eh, ancora una volta eh, il dottor Gabriele Laposta che abbiamo appena intravisto eh, e che appunto a cui chiedo anche di farsi rivedere appunto perché ne ho piacere. Ringrazio la professoressa Follino per essere stata con noi, per averci accompagnato anche in questo viaggio, ultima tappa. Del 2021, eh, ringrazio eh, tutti i, i partecipanti al convegno e che no, rinomino con molto piacere. Eh, Paola Baioni dall'Università di Torino, Erika Wolf dall'Università di Bergen, eh, Paolo Rigo dall'Università di Roma 3, eh, Esther Ronachi dall'Università di Page. Eh, e naturalmente ringrazio le, le insegnanti, gli insegnanti i professori del liceo siciliani che continuano a partecipare con noi a queste eh, giornate, la professoressa Curcio, la professoressa Gallelli, la professoressa Rossano, che in particolare sono state eh, citate perché dalle loro aule ah, le, loro, loro, le loro classi, insomma, hanno partecipato in pieno, coinvolte nel nostro, nel nostro programma. Ma sono sicuro che tanti altri studenti, anche eh, risentendo questo video che andrà su YouTube, avranno la possibilità, ben guidati, di. Eh, sintonizzarsi nel modo più giusto eh, su uno dei poeti fondamentali per la nostra epoca che tanto a lungo rimarrà fondamentale e cioè Giuseppe Ungaretti grazie a tutti e buona giornata grazie arrivederci eh, benissimo ciao a tutti